Standing on the corner with the lowdown blues, great big hole in the bottom of my shoes. Honey, let me be your salty dog. Let me be your salty dog, or I won't be your man at all. Honey, let me be your salty dog. Look here, Sal, I know you. Run down stocking in a wore out shoe. Honey, let me be your salty dog. Let me be your salty dog, or I won't be your man at all. Honey, let me be your salty dog. Oggi un bel evento qui a Campo Canavese, uno tra gli eventi organizzati dal Canile di Caluso. Sì, ci tenevamo a fare questa giornata per raccogliere sempre fondi per il Canile di Caluso. È una festa sia per i cani, sia con i cani, ma abbiamo anche attività che riguardano le persone. Abbiamo il centro cinofilo Superdog che proporrà attività per i cani ospiti e farà vedere le loro attività con i loro cani già addestrati. Attività che riguardano anche tutti i sensi, dall'olfatto all'agilità, che non è agility però, ma fanno mantrelli, fanno altri tipi di attività. Mentre per le persone, ma anche per il cane, ci sono sedute Reiki per la durata di tutto il giorno. E questa sera concludiamo con uno yoga a bordo piscina e una pasta asciutta per noi, che ce la meritiamo anche. E questa mattina abbiamo anche l'angolo del photoshooting col fotografo Franco Sacconier, che si è prestato per i cagnolini del canile. Quanto è impegnativo il volontariato al canile? È sicuramente un'attività molto gratificante, molto varia, ci sono un sacco di attività diverse, quindi tutti possono partecipare. Noi siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari sia in canile e per portare i nostri amici a spasso, che è molto bello, anche un modo per conoscerli, stare con loro, coccolarli, è un'attività molto carina. E poi anche con il banchetto che facciamo alle varie fiere, feste di paese, e ci sono anche delle persone che ci aiutano con proprio creazione di oggetti anche artigianali, quindi che ci donano e che possiamo poi appunto vendere al nostro mercatino. Quindi le attività sono varie e sono molto belle, molto gratificanti sicuramente. Al Canile di Caluso arrivano cagnolini un po' da tutte le situazioni. Quanto è difficile rapportarsi con loro e quali sono le difficoltà del canile stesso per riuscire a portare avanti quello che fate? Allora, la parte difficile dell'attività di dare fiducia ai cani che arrivano e ai cagnolini che vengono raccolti sul territorio, che vengono portati per le loro disavventure, è quella di guadagnare la loro fiducia. La loro fiducia non è la cosa più facile da guadagnare, perché arrivano magari da piccoli traumi, da grandi traumi o da percorsi difficili. Molti riusciamo a, diciamo così, farci gli amici con le passeggiate, con il rapporto uno a uno verso la collaborazione con dei giochi, con mille attività che ci si inventa a secondo del carattere del cane. Si dice sempre che a parità di razza e a parità di età non ci sono due caratteri uguali, un po' come gli esseri umani. Tutto ciò porta al fatto che bisogna instaurare dei lunghi rapporti, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di affetto, tantissimo, e hanno bisogno soprattutto di avere delle persone che si dedicano a loro in maniera continua. Questo comporta grandi spese, comporta grandi attività sul territorio, collaborazioni e una rete che bisogna creare, un tessuto che bisogna comunque far nascere e sviluppare giorno per giorno. Costa fatica, ma dà tantissime soddisfazioni.